Eccoci, bentrovati amici, avete visto tutti i nostri promo, quello che è stato il pre di questa grandiosa semifinale che andrà a decretare quelle che saranno le ragazze deputate a diventare il volto nuovo di Udinews TV. Facce da Channel 3, terza edizione in cui andiamo a cercare il volto e andiamo a dare un'opportunità di lavoro, di visibilità e di creatività a molte ragazze che già hanno sfruttato questa occasione. Adesso, questa sera, ne vediamo sei che sono arrivate da una serie di provini che Giorgia Bortolossi insieme a Maurizio Ferrari hanno decretato una via l'altra, partendo da 10, sono diventate 6. Che si andranno a sfidare questa sera e saranno assolutamente esaminati in maniera minuziosa, cattivissima, da tre giurati, cioè tre giudici assolutamente disomogenei uno dall'altra, a cominciare dalla padrona di casa, Giorgia Bortolossi. Ciao Gio! Ciao, buonasera a tutti, ciao Max! È vicina, voglio dire, scegliamo, no? Una bella donna e un uomo. Uomo, ti ho già fatto un complimento. Renato Pontoni, ciao Renato. Buonasera, nostro signore, ciao, del Ceghedaccio, fra le altre cose. Ben trovato Renato, ciao. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Siccome parliamo di volti, e obiettivamente volti che andranno a presidiare non solo una postazione web, andranno probabilmente a prendersi ben altro spazio, chi meglio di fotografi apprezzati come la nostra Serena Baruffi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera anche a te e ben trovata. Si diceva, quale sarà il format di questa serata? Abbiamo sei ragazze, no? Andremo a fare delle one to one, una contro l'altra, con eliminazione diretta. Una lucky loser, così chiamata, una vincente fortunata, sarà ripescata per arrivare a quattro. Cui venerdì prossimo, verrà fuori il volto che andrà a essere il nuovo punto di riferimento della nostra TV. Abbiamo avuto una defaillance dell'ultimo momento, si è andata a ritirare per motivi personali la nostra Carlotta e abbiamo ripescato Monica, che vedrete appunto in una delle varie dei vari one to one, delle varie selezioni, delle varie manche, andarsi a contendere un posto in finale. Ma è un po' che ronzano, che bazzicano qua in redazione, giustamente noi siamo una televisione, siamo dei guardoni professionisti, abbiamo fatto una clip per loro per andare a sintetizzare il loro ingresso nel nuovo mondo televisivo. Benvenute nel nostro studio ragazze, siamo ormai alla stretta finale, intanto vi faccio quindi il mio bocca al lupo per la semifinale e poi per chi arriverà in finale. Ovviamente ho deciso di incontrarvi qui nello studio perché è lo studio centrale della nostra televisione dove vengono prodotte il 90% delle nostre trasmissioni. Noi ci occupiamo adesso di tutto, di politica, attualità, cronaca e naturalmente di sport con l'Udinese che è la parte principale. Se a livello nazionale e internazionale ormai sono modelli consolidati, abbiamo Sky TG24, Sky Sport 24 per rimanere in Italia, Rai News 24 e noi abbiamo creato Udinews TV. Allora, la nostra struttura di programmazione giornalistica funziona così. Noi abbiamo iniziato a fare dallo scorso anno praticamente 7 edizioni in diretta al giorno. Partiamo con la rassegna stampa al mattino, un'ora in cui iniziamo con i quotidiani, partiamo dai nazionali e poi veniamo ai locali. In base alle notizie che arrivano diamo importanza alla cronaca locale, poi ci spostiamo sul nazionale e abbiamo lo sport. In tutti i TG in diretta abbiamo dei collegamenti in esterna, in cui c'è il giornalista e l'operatore, diamo la linea. Siamo una redazione abbastanza, sì, più o meno tutti giovani, e motivati, cerchiamo di essere sempre sul pezzo, sulla notizia, per questo appunto privilegiamo l'esterno, i collegamenti e insomma viviamo qua dentro tutto il giorno. We'll be right back.
nonostante la lettera di Pezzella ai Corinzi, credo che si siano divertite le nostre ragazze. Ha spiegato in maniera assolutamente pastorale, in verità vi ha detto. Però adesso facciamola entrare, sono due sedie vuote, non è che non ce ne andava bene nessuna e le abbiamo lasciate vuote. No, cominciamo, una contro l'altra, ne rimarrà soltanto una, tipo Highlander. Cominciamo, chiamiamo la nostra prima partecipante, Sonia Malisani, venghi. Buonasera. Buonasera a lei, si accomodi. Grazie. Contro Sonia abbiamo un'altra con la S, Sara Baldini, venghi Sara. Buonasera. Hola, si accomodi. Allora. Cosa ne pensate? Primo impatto? Due belle ragazze, senz'altro. Ti sfugge nulla. Vabbè, io che le ho viste dall'inizio, le ho provinate, quindi ho fatto tutto il percorso con loro. A parte che mi mette un po' di emozione materna queste rivederle qui adesso. Ma insomma, lei è sicuramente un volto che spacca. C'è niente da fare, riempie l'immagine, l'inquadratura è sua. È proprio un volto che spacca, è molto giovane, quindi forse c'è bisogno di lavorarci di più. Lei invece è una che in TV ha già bazzicato, bazzica, è una che fa mille cose, una iperattiva, secondo me è un tipo di persona così, e quindi ha già un ottimo livello, quindi è una sfida tostissima. Sfida tostissima. Bene. Io le ho conosciute adesso. Bene. Sono completamente diverse tra di loro, ma questo è molto bello, perché certo, devono essere diverse, appunto. Non sapevo che lei è Sara, sì, avessi giusto fatto già delle cose in televisione, poi adesso vedremo quello che ci saprai raccontare. Sinceramente tra le due non saprei chi scegliere in questo momento. Sei venuto qui per quello, volevo dirti. La trasmissione finisce qua, voglio dire. Dobbiamo sostituire un giurato, perdonateci, voglio dire, dobbiamo spiegare a quello che è al nostro mitico, quello che è il suo compito. Ma va bene, andiamo avanti, salviamoci con le prove delle ragazze, che quella è il palinsesto, quella è la scaletta. Abbiamo fatto fare varie prove, abbiamo finto che fossero giornalisti, vediamo come si vanno ad appropriare del mezzo meccanico, con prove che hanno visto impegnate. TG, una prova TG e una prova postazione web. Una dietro l'altra. Partiamo con la prima entrata. Sonia, prova TG. Buonasera e benvenuti all'edizione Flash del TG su Udinews TV. Ecco a voi le notizie della giornata. Perseguita minorenne, arrestato un uomo. Per un anno le aveva reso la vita impossibile. In manette, grazie al codice rosso, un 36enne iracheno. Rapinano anziana mentre riposa. Tanta paura per un 81enne che si è trovata faccia a faccia con i ladri. Entrambi, incappucciati, hanno asportato una collanina che la donna aveva al collo. Ciclista minaccia nazionale Under 16 Serbia. Il Kosovo non è Serbia, è Albania. Queste le parole che avrebbero urlato un uomo, spaventando i giovani sportivi. Indagano gli agenti della Digos della questura di Udine. Il Brasile convoca Salmir. Grande gioia del difensore, soddisfazioni anche in casa dell'Udinese. È la prima volta con la Salesao del bianconero. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e vi diamo l'invito a seguirci nei nostri programmi su Udinews TV. Buonasera. Signori, a voi. Io gli farei già un applauso. Faglielo. Nessuno te lo impedisce, bravo. Perché al di là delle imperfezioni che si sono viste, per essere la prima volta che fa una cosa del genere, io dico bravissima. Grazie mille. Non è facile. Hai ragione, per il livello medio, ne parlavamo con Giorgia, delle nostre sei, sono stati bravi Giorgia e il nostro Maurizio per portare profili così alti, ma loro sono in gamba, obiettivamente. Sì, viste anche ieri, sono in gamba tutte e sei. Anche perché è un problema di ritmo leggere un telegiornale flash, ti manca il fiato. Esatto, e quello è stato il mio problema, sì, forse si vedeva grande. Sì. La respirazione. Esatto, non saper calibrare bene quando respirare. Si impara, Certo. Lo diaframma. L'esperienza. Sì. Quello della fotografia, no? Sì, okay, sì. Vediamo anche Sara. Non che è dici? La stessa cosa. No. Vediamo Sara, dai. Buongiorno e benvenuti all'edizione Flash del TG News. Ecco le notizie della giornata. Udinese si presenta, è festa in Curva Nord. Scatta la festa alla Dacia Arena per aprire la nuova stagione. Il clou alle 19 con la presentazione dei giocatori e della prima maglia di gioco. Nesterovski, grazie Udinese, ti ripagherò con assist e gol. Le parole del nuovo attaccante, è un salto di qualità. Voglio continuare a segnare in doppia cifra. Abbonamenti boom, superata quota 13.000. Crisi Lega 5 Stelle, governo alle corde.
Ore decisive per la tenuta dell'esecutivo dopo la TAV. In una nota, la Lega chiede il ritorno al voto. Atteso un incontro Di Maio-Salvini. Artigianato, meno imprese, cala anche il fatturato. Nel primo trimestre segno meno per il fatturato e cala anche il numero delle imprese. Nei dati Confartigianato pesano i ritardi nei pagamenti. Invasione di insetti. L'ERSA individua la specie. Dopo la disinfestazione nel comune di Butrio, l'ERSA individua la specie di insetto parente della cimice. Non è dannoso né per l'uomo né per le colture. Grazie per l'attenzione e ci vedremo alla prossima edizione del TG News. Aspetta che studio. Sì. L'applauso perché dal mio punto di vista si vede che hai un po' più di esperienza, che hai già fatto questo, perché guardavi molto di più la telecamera, però sei stata anche tu qualche imperfezione, ma più brava della tua concorrente. Cioè? Non ho capito. È stata più brava della ragazza. Ah, della tua concorrente, ok. Quindi tu hai preferito Sara nella prova? Sì. Ok. No, sì, scusi, no, sì, sì, certo. No, chiaramente ho guardato entrambe le ragazze, bravissime tutte e due, io probabilmente non ci riuscirei mai. E si vede che Sara effettivamente ha un po' più di esperienza, ha un po' più di presenza scenica, secondo me, in questo frangente. Allora, noi abbiamo visto la prima delle due prove. Andiamo, le abbiamo messe in una postazione web con Maurizio Ferrari, primo contributo e poi l'altra concorrente. Aveva chiesto il passaggio del turno e così è stato. Sara, andiamo a sentire cosa ci ha raccontato Mr. Igor Tudor. Allora, queste sono le parole di Tudor che dice: volevamo passare il turno ed è la cosa più importante. I ragazzi hanno lottato bene, anche se avremmo voluto soffrire di meno. Ho visto la squadra un po' appesantita, soprattutto mentalmente, ma anche fisicamente. Ma poi quando si è sbloccata ha fatto vedere la sua qualità, per questo faccio i complimenti ai ragazzi, perché contro un avversario così chiuso non era semplice. Pezzella ha sentito un dolore all'adduttore. Dovevamo spostare Pussetto in un ruolo non suo, abbiamo perso un po' di equilibrio. Iaialo e Mandragora possono coesistere, facciamo un mix di sistemi per uscire meglio da dietro. Iaialo è importante per noi per dare un equilibrio al nostro centrocampo. Ha parlato di Iaialo in generale, chiaramente da casa si aspettavano di vedere una buona produzione offensiva. Cosa ne pensano sotto questo punto di vista i nostri tifosi? I nostri tifosi credo che possano essere contenti per la partita di ieri, perché i nostri ragazzi hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Diciamo che in questo modo possiamo dare ben inizio a questo nuovo campionato che è alle porte. È appena arrivato un messaggio di un nostro tifoso che dice: bravo Mr. Tudor, sarebbe bello rivedere un Udinese che se la lotta contro tutti a testa alta, facendo un bel gioco, indipendentemente dal risultato e dal blasone dell'avversaria. Beh, direi che anche i nostri tifosi sono entusiasti della partita di ieri sera e, che dire, in bocca al lupo ai nostri ragazzi perché sia un campionato alle stelle. Questa è la prova web, con ovviamente quello che era il post Udinese su Tirol. Volete parlare adesso o tacere per sé? Vediamo l'altra prova? Sì. Vediamo l'altra prova. Sonia, andiamo a leggere qualche reazione post partita rispetto alla gara con il Sudtirol. Ha parlato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Cosa ha raccontato ai nostri microfoni? Allora, una frase che riassume il suo discorso è: nessuna partita è scontata, uniti cresceremo. Ora vi leggo brevemente ciò che ha dichiarato. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché conoscevamo la squadra avversaria e la bravura del suo allenatore, perché nessuna partita è scontata, come abbiamo visto anche in altre gare del tabellone. La vittoria vale il doppio perché ci restituisce una qualificazione al prossimo turno e la consapevolezza di saper reagire alle potenziali insidie. Quindi fa una dichiarazione positiva che, diciamo, richiama un po' le difficoltà dello scorso campionato e che, insomma, l'Udinese vuole risollevarsi e ricominciare da capo e soprattutto bene. Fiducia che viene percepita anche dal nostro pubblico da casa, allora un messaggio anche a testimoniare proprio anche l'affetto per Paolo Marino. Certo, allora ti leggo un messaggio che ci ha mandato Paolo da Cordenons, che dice: in attesa delle ultime frenetiche giornate di mercato è piacevole sentire per Paolo Marino che annuncia sorprese, mi aspetto un paio di pedine di qualità e ho grande fiducia nel lavoro del direttore. Una volpe dei trasferimenti. Direi un messaggio positivo che ci dà fiducia non solo a noi, ma anche ai telespettatori e al pubblico.
Renato è in difficoltà, è in chiara difficoltà. Qua, vogliamo fargli un po' di domande prima di decidere. Qua quasi perfetta, quasi perfetta. Perché ha anche commentato. Sì, si è spinta oltre, è vero, hai ragione. Ah, si è messa alla prova. E quindi, cioè, ha osato? Sì, è vero. Ti dà emozione fare questa cosa? Io adoro fare queste cose, cioè quello che vorrei fare realmente nella vita. Si vede. Nonostante Ferrari. Si vede. No, vabbè. Povero Maurizio. No, vabbè. No, lei, sai perché lei mi ha colpito? Perché al provino è arrivata iperspigliata e mi ha detto, vabbè, ma le mie colleghe, ora hanno fatto un percorso di Miss, si spaventano quando le vanno ad intervistare, io non vedo l'ora, dico, cosa vuoi che sia un'intervista, devi solo parlare, ho detto, guarda questa. Poi invece ieri, quando l'abbiamo messa a fare delle prove, sì, un po' vero, l'hai provata la botta. Preferisco le cose improvvisate, cioè molto meglio delle cose preparate, non le sopporto. Perché non sono vera, quindi sono finta e quindi non mi piaccio. Mi piace anche la tua spigliatezza, proprio buttata lì così. Per me va benissimo. Sì, è sembrata più nel suo habitat, no? Su questa cosa un po' più spontanea, piuttosto che nella prima prova dove doveva leggere un qualcosa di già preimpostato. Quindi più creativa. Sì, anche Sara, devo dire che è stata molto brava. Sono anche lei. Due buone prove. Sì, assolutamente sì, molto difficile. Eh sì, non, secondo me voi non avete un compito facile. Io dico che queste due, se domenica le prendi e le metti a Studio Stadio, fanno entrambe un'ottima figura. Sono d'accordissimo con te. Quindi la decisione non è semplice. Davvero no. No. Mettetele tutte e due. Ce ne sono altre quattro dopo. Aspetta. Siamo inizio trasmissione. Io ti ringrazio del contributo. Siamo chiaramente già in difficoltà. Eh sì, obiettivamente sì. Vabbè, facciamo le ultime domande. Avete domande? Chiaro il. A me piacerebbe sapere da Sonia di che segno zodiacale è. Pesci. Ascendente? Questo dettaglio non lo so. Però sono nata il 3 marzo, quindi magari. Dagli anche l'ora niente. Con calma. L'ascendente ci vuole l'ora, sono tutta una per serie di. Per l'una e mezza di notte. No, ma io stavo scherzando. Sto al gioco. Va bene. E altre domande intelligenti? No, ne avrei tantissime da fare, però devo. Fanne una anche a Sonia. Diluirle. Dai. Volevo fare io una domanda. Qualora questo provino non andasse come sperato, e magari non lo so, si dovessero aprire altre prospettive. Dove andreste, cosa provereste a fare? Sempre in TV, modelle, cioè avete qualche altro interesse? Parto io. Vai. Allora, per quanto mi riguarda, ho già un'esperienza in ballo con un canale che viene trasmesso a livello nazionale, che è completamente diverso perché riguarda il fashion, perché nella vita lavoro nell'ambito fashion. Quindi nel caso in cui questa esperienza non dovesse andare bene ci riproverei perché mi ci vedo, mi piacerebbe tantissimo intraprendere questa carriera, creare qualcosa di mio, magari un programma, non lo so, è tutto da vedere. Come diceva prima Giorgia, sono un po' iperattiva, quindi oggi magari penso una cosa, anche domani molto carattere. Penso un'altra. Decisamente sì, ma non solo lei, in generale le ragazze che sono arrivate qua hanno decisamente molto ben definita la personalità. Vuoi anche la risposta da parte di Sonia? Io invece inizierò l'università, farò relazioni pubbliche perché è un corso che diciamo mi dà un'impostazione generale su varie tematiche, dall'economia, alle lingue, alla psicologia, che sono tutte materie che comunque possono servirmi sia nell'ambito delle relazioni interpersonali, che quelle comunque servono sempre sia in televisione che nella vita reale, e poi sono corsi che mi hanno sempre appassionato sin da quando comunque ero alle superiori. Volevo fare varie cose perché ho varie passioni, dalla moda, quindi faccio anche la modella ogni tanto, foto, e la passione più grande è la televisione, quindi vorrei tentare ancora di lavorare in televisione. Ragazzi, dovete votare. Se Giorgia non ha domande da fare, dovete votare. Chi parte? Aia. Sì. Sono tre e qui li abbiamo voluti obiettivamente dispari in modo tale che. Parto io. Puoi partire tu. Parto. Vai. Io voto per Sonia. Grazie. Quindi per te va avanti Sonia. Per te va avanti Sonia, un voto per Sonia. Giorgia per ultima. Sì, vi prego, non lasciatemi ago della bilancia. Sì, grazie. Sono un po' combattuta. Mi sono piaciute entrambe. E forse Sara è quella che mi ha convinto un po' di più. L'ultimo voto veramente, Giorgia, è nell'angolo. Pesa. 1-1, sfida molto molto accesa, come era da pronostico, quindi il voto di Giorgia pesa moltissimo. Allora, io faccio una valutazione
Totalmente tecnica, va bene se vi piace? Al di là del livello di preparazione, perché è chiaro che a livello di preparazione vince Sara, ok? Vi dico invece Sonia, e vi dico Sonia perché? Perché secondo me ha il volto, ha la voce, perché è importante anche la voce, e ha il sorriso. Poi c'è da lavorare su tante altre cose, però se qui magari dobbiamo scegliere un volto da anche un po' costruire, io a mano in cuore, davvero, dico Sonia. Grazie. Quindi va avanti Sonia, però più che meritato. C'è un ripescaggio, quindi voglio dire, e hanno ragione, perché obiettivamente mi è capitato di fare giurato nelle precedenti edizioni, un profilo come il tuo è tanta roba. Sì. Lo dico anch'io che sono la sua sfidante. Lo dico a Sara, perché Sonia ci rivedremo, quindi avremo molto tempo. Però scusa, io l'ho detto all'inizio, appena sono arrivato, ho detto, qua è difficile. Ma io mi dimentico le cose che dici, cosa vuoi? Bisogna che ti rivedi la puntata. Me la vedo con calma, però... State entrando in una fase di età difficile, ragazzi. Grazie. Andiamo avanti. Tu vai avanti, che se ne sta bene a te. Sì, a entrambi, vabbè. Noi abbiamo finito la prima manche. Va avanti Sonia. Sara rientra nel ballottaggio dei ripescati. È passata Sonia, Sara potrà essere ripescata, ma è tempo già della seconda coppia. Eccole qua, una vestita di bianco e nero, l'altra tutta nera nel suo tubino. Abbiamo Viola Mattiussi, bianco-nera, Total Black, Monica Meneguzzi. Bentrovate. Buonasera. Che diciamo, Giorgia, di loro, tu che le hai viste, che erano praticamente dei pulcini? Sì, non esageriamo, non conosco tutta questa storia, però... Allora, dico perché ci hanno colpito e perché sono qui. Allora, sicuramente anche qui parliamo di due tipi completamente diversi. Viola ci ha colpito perché, soprattutto per la determinazione. Diciamo che Viola ci ha colpito più nelle prove che nel provino. Nel provino eravamo un po' titubanti, abbiamo avuto qualche defiance calcistica, ma anche quella insomma si può recuperare. Però nelle prove è arrivata determinata, carica, sorridente e ci ha veramente colpito. E Monica è un profilo diverso. Monica è un profilo più, diciamo, se una è grintosa, l'altra è più elegante. E Monica è una che comunque qualsiasi cosa abbia fatto, dal provino alle prove, l'ha sempre portata a casa, magari senza eccessi, ma senza nemmeno momenti in cui dici no, non lo può fare. Monica lo può fare. Deve migliorare sul tono della voce, sicuramente questo è un pochino il suo punto debole, però è assolutamente un profilo completo. A voi non chiedo niente, no. Perché le vedete in questo momento, lasciamo parlare le immagini. Anche a loro sono toccati i due provini di ieri, TG e Postazione Web. Cominciamo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG Flash. Ecco a voi le notizie di oggi. Una partita di calcio, la causa dell'omicidio. Un diverbio durante una partitella sarebbe il motivo dell'accoltellamento che ieri ha causato la morte di un 18enne a San Domenico. Il GIP deciderà domani sulla convalida del carcere per i rapinatori della Ronzoni. Fontanini scarica sui predecessori, polvere sotto il tappeto. Il sindaco di Udine analizza i due gravi episodi verificatisi in città. Siamo preoccupati, la giunta precedente aveva nascosto la polvere sotto il tappeto. Redistribuzione di migranti, in 150 lasciano Udine. Tre pullman carichi di migranti hanno lasciato la Caverzerani diretti ad Ancona, ma la regione verrà alleggerita ulteriormente secondo un piano di ridistribuzione del Viminale. Pazza estate, ma il turismo cresce. Il disastroso mese di maggio è stato compensato da un ottimo giugno. Aumentano quasi del 5% i turisti stranieri e così il primo semestre del 2019 chiude con un più 2%. Udinese, secondo test, domani con la Lilal, Udinese in campo a Villacco domani alle 18. Tudor dovrebbe mandare in campo due distinte formazioni nei due tempi. Tra gli arabi c'è anche Giovinco. E per oggi è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Che dite? Molto Lily Gruber, no? Di profilo. Molto Gruber. Anche lei, secondo me, sempre andando sulla tecnica, deve lavorare sulla voce. Anche secondo me. Vero? Voce, e poi secondo me sei stata un po' troppo veloce. Certi tempi forse andrebbero un po' calmati, cioè fatti un po' rallentati. Sulla voce, per il resto bene.
bella presenza scenica. A me è piaciuto molto il suo sorriso, questo modo di porsi molto positivo, insomma. Sì. Vero. Altro, volete aggiungere altro? No. Perfetto, è arrivata, bianco e nero perché gioca in casa, sai com'è. Perfetto. Andiamo a vedere Monica. Buongiorno, benvenuti all'edizione Flash di Uninews TV. A voi le notizie del giorno. Truffavano gli anziani, fingendosi tecnici del gas. La polizia di Trieste ha sgominato una banda di truffatori. Si introducevano in casa di anziani, fingendosi tecnici degli impianti di riscaldamento. Eseguiti 3 arresti. Incidenti e traffico intenso su strade e autostrade. Autostrade congestionate dal traffico. Sull'A4 code superiori ai 5 km alla barriera dell'Isert. Vigili del fuoco e 118 impegnati in vari interventi per incidenti sulle strade della regione. Stelle cadenti e desideri, tutti col naso all'insù. Tutti pronti per la notte di San Lorenzo. Spiagge e spazi all'aperto, lontani da inquinamento luminoso e luoghi ideali per osservare il fenomeno delle stelle cadenti. Abbonamenti e boom. Già sottoscritti 13.454. Numeri da record per la campagna abbonamenti dell'Udinese, che registra il nuovo record della Dacia Arena. 13.454, le tessere già staccate. C'è tempo fino al 21 agosto per abbonarsi ancora. Domani Asè Boden amichevole con gli arabi dell'Al Wasl. 2 amichevoli in 2 giorni per i bianconeri. Domani Asè Boden contro l'Al Wasl alle 17.30 e lunedì a Casarsa contro il San Luigi alle 18. Entrambe le gare in diretta su Dnews TV. Grazie per averci seguito, buona giornata. Il Vai. Testo l'avete letto per la prima volta? L'avevate già letto? Abbiamo letto prima. Ah, ecco. Sì, sì, non era sorpresa. No. Questo è un dato. Sì. Mentre adesso lei guardava molto lo scritto, l'altra guardava più la telecamera in questo caso, anche se secondo me, dal mio punto di vista, a livello di velocità di lettura sei stata più brava, perché hai letto in un modo un po' più slow. Un po' più slow, un po' più lento. Sì, sono state brave entrambe. Molto diverse, no? Molto diverse, sì. Lei l'ho vista proprio con un'impostazione telegiornalistica. Sì. Sai che ha dato la sensazione a me che dico, ma è finta, non si era mossa. Sto avuto mosso una mano. No, è viva, oh, è sì. viva, rinvenuta sì, viva, Monica. Proprio molto impostata, ecco. Sì, precisa. Non sono così tecnica da poter dire se sia un bene o un male, ecco. No, però mi ha dato questa sensazione totalmente qua. Diversa, sì, no? Dal primo approccio. Vediamo se viene confermata o ribaltata la prima impressione nei provini successivi, le postazioni web. Prima soddisfazione per Kevin Lasagna, primo gol in Coppa Italia. Monica, andiamo a leggere tutta la sua soddisfazione ai nostri microfoni. Sì, dopo la partita ci ha lasciato una dichiarazione che c'è. Sono contento per il gol perché volevamo fortemente passare il turno, anche se non è stato per nulla facile, ma quello che conta è il risultato. Loro stavano molto bassi ed è stato difficile trovare le linee di gioco. Trovando gli spazi nel secondo tempo siamo riusciti a vincere la partita. Personalmente non sono ancora al 100%, ma comincio a stare meglio. Così come la squadra comincia a mettere i punti nelle gambe e trovare continuità. Ora dobbiamo girare subito pagine e pensiamo ai 3 punti domenica, che saranno difficili da conquistare. Ma noi davanti al nostro pubblico di sicuro ce la metteremo tutta. Quindi qua abbiamo un Kevin Lasagna che è molto motivato, soprattutto per la partita di domenica prossima contro il Milan. E ha sbloccato anche il risultato di questa partita. Quindi insomma li vediamo belli carichi, sta anche caricando la squadra, insomma, quindi confidiamo in un ottimo risultato, se no è un'ottima prestazione. Da casa sono molto attenti ai dettagli, hanno visto la palla sotto la maglietta per suo futuro figlio, ma soprattutto sottolineano la fascia da capitano al braccio. Andiamo a leggere un messaggio. Sì, ci scrivono da casa: Kevin, mi è piaciuto più per quanto ha lottato che per il gol, speriamo che sia motivato a tornare in doppia cifra. Quest'anno c'è una bella concorrenza lì davanti, ma con questo spirito Capitan Lasagna può guidare la truppa. Quindi sono tutti soddisfatti della prestazione e insomma attendiamo la partita di domenica. Eccola, considerazioni. Vogliamo vedere anche l'altra prima? Vediamo anche l'altra, sì. e facciamo un sunto definitivo. Via! In mezzo al campo ha esordito Mato Jaialo, andiamo a sentire Viola le sue prime dichiarazioni in bianconero. Sì, certo, il nuovo acquisto dell'Udinese ieri ha rilasciato una dichiarazione dopo la partita.
Quello fatto in occasione del gol è un movimento che mi è venuto spontaneo, ma alla fine quello che conta è il risultato finale che ci ha permesso di passare il turno. In Coppa Italia non esiste una partita facile, dal momento che è secca anche l'avversario sulla carta più abbordabile può metterti in difficoltà. Ringrazia il club e anche il pubblico che dice è stato determinante. Sappiamo che ora ci aspetta il Milan e sarà molto difficile, ma vogliamo fare una bella figura. Queste sono le parole, diciamo, positive di Iaialo. Alla fine la partita è terminata bene, quindi questo è l'importante, giusto? Sì, da casa con i messaggi testimoniano che è piaciuto questo bel gesto tecnico, esatto, che è arrivato sul terzo gol. Cosa ci racconta? Esatto, Francesco ci scrive: proprio un bel acquisto questo Iaialo. Detta ai tempi e il numero sul terzo gol dimostra che non manca la qualità di palleggio e visione di gioco. Tra lui e Wallace il mister avrà l'imbarazzo della scelta davanti alla difesa, io intanto voto per Mato. Quindi diciamo anche il pubblico apprezza questi nuovi acquisti e speriamo siano promettenti. E, bene, dopo la partita di ieri sera diciamo che l'umore è alto e speriamo bene, anche se il big match di domenica sarà complicato. Tutte e due le abbiamo viste e quindi non vi faccio esprimere, poi ci sarà la pubblicità, ci pensate, ma qualche considerazione su quello che avete visto. Dal mio punto di vista molto brave tutte e due, molto spigliate, molto, cioè, molto. Di un livello, il livello è alto, tutte e sei di un livello alto, diverse, sì. Secondo me Viola ha un tipo di tonalità troppo squillante. Secondo me me sono all'opposto, lei è troppo squillante, lei invece è troppo down come tono di voce. Sì, però la sua tonalità è una tonalità su cui andrei a lavorare. Eh sì, sicuramente. Pensateci, break e ritorniamo qua.